Allora, ragazzi, qua è un posto incantevole, è un villaggio valzer. Allora, tu sei Io sono Gino, fratello di Lidia. Lidia. E adesso andiamo a vedere delle stalle particolari che una volta diamo già un'idea di quello che andiamo a vedere, che c'è la cucina Ah sì, c'è il Volga, c'è la dentro cucina. la stalla. E sono cose che penso che pochi avranno mai visto e Dejo ve li porta a A vedere. vedere. Ecco, venite a scoprire con me questo, diciamo, è un borgo incantato. E c'è anche una mu un mulo, una mula. Mulo, come si Mulo. chiama? Wizard. Guardalo lì. Guardalo che bella idea. Eccolo, è bellissimo. È bravo, è bravo. E pensate che io con la mula ci salgo sopra e vado a farmi 3.000. Questo mulo invece lo caricano col basto e vanno dietro, lassù, che c'è un rifugio che si chiama Tutta lì, allora. Alò. Sì. Quanti giri fate a Vai, fai. settimana, a giorno, a settimana? Io Perché portare su tutto il materiale. fa 4-5 giri a settimana. A settimana. Lo tenete ferrato? Coi ferri? E fare i pe? No, penso che fa ferrare. Ah, Penso qua, no. non è ferrato. No, perché il mulo ha l'unghia dura. Andiamo a vedere, dai. Penso qua, ne? Allora, sì, Penso qua, un altro mezzo border. Non Vieni, mancano i cani. Giorgio. Guardate qua. Adesso proseguiamo, ma qua c'è da. Vi stupirò. Cosa gli fai lì il pastone con la meglia? La farina di grano turco, io parlo in italiano perché purtroppo non c'è più nessuno che ci capisce, se no. Alle galline, al gal, guarda lì che bei. Falco che deve Allora, tu scappare. sei invece, come ti chiami? Vino. Dino. Questo è il classico villaggio valzer. Sì. Dice ben. Sì. 1500 qua. Qua è 1500. Quella lì è dal 1500. Allora, lì quel teschio là è della. È Capone. la scamosciata G. Sì. Oh, ah, ok. Hanno scelto Valdostano, Maschio. Cassone però, il maschio. Il maschio. Il maschio, sì. Quindi ci sono le varie targhe. Ecco, lì ad esempio, quel tronco lì che tiene su diciamo quel terrazzo lì, le funghi. per non far salire i Per non topi, far salire i per il topi. granaio, Sì, per. sì. Ah. Questo adesso mi giro dall'altro, ecco quello là anche così, e poi c'è questa qua. Sono tutte fatte così perché sopra ci mettevano il frumento, l'orzo, la segala, il grano turco. Dico bene? Correggimi. Andiamo a vedere la stalla, dai. Dario, stai lì, spiegaci qualcosa. Questa è la classica Queste stalla valzer. altro che le stalle della Wolf. Parliamo sempre di larice comunque, Ok, ormai parla di larice legno che resiste nel tempo. Questo è il larice del del posto posto tagliato qua originale. sul Siamo in posto. mezzo alle. Abbiamo, siamo circondati dalle foreste di larice, Sì, quindi sì. siamo a casa, ok? E questa è la Vabbè, classica andiamo dentro. Dai, vatti stalla davanti. valzer. Questa è la classica stalla, ma guardate che roba, poi c'è una chicca che vi riservo di farvi vedere. Queste sono tutte pezzate rosse valdostane, Pezzate giusto? rosse valdostane, quello è tutto legno di Tutto larice, la stalla l'arice, ma completamente. guardate, i separé fra una e l'altra, guardate, sembrano i confessionali in chiesa, vero? Assolutamente per non rubarsi il fieno una con l'altra, Una no? con Ognuno l'altra, ha ognuno ha la la sua sua razione, dose. no? Qua avete la canala, altro che caricatore, qua il caricatore è il tridente, la pala, Tridente è un buon muscolo, è un buon diciamo, muscolo, no? qua è palestra, ecco, Sì, esatto. e giù sul fondo c'è lo scarico che va fuori. Però la chicca, Dario, spiegaci, Bondi, tu Questa è la sei la zia di Dario, Lidia, sì. voilà.
Dai, e spiegaci tu qua sì. la cucina, vai avanti tu, dai. Il Volgade. Il Volgade. Come saria? Così si chiama il Volgade. Nel dialetto valzer. Però... Sei capitato male qui. No. La stalla abitabile. Mi piacerebbe parlare del dialetto, però poi nessuno lo capisce. E iniziano a dirmi, no, ma parla in italiano. E allora parliamo in italiano, che è un peccato, perché bisognerebbe portare avanti le tradizioni. Ti esco a cambiare il capello. No, bellissimo. Dai, vai avanti, spiegami qua. Allora, abbiamo le vacche e... lei sta entrando in cucina, giusto? Sì, 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 sì. Questa è la tradizionale... È la parte abitabile della stalla. La parte abitabile della stalla ed era riscaldata... Dalle mucche, dal calore delle mucche... In più c'è la stufa... Di qui non so se... Ecco, è tutta in pietra, sì, cos'è? Sì, tutta in sì. pietra... E si faceva fuoco dalla cucina rurale di là, sai? C'era il buco di là e va là. Ah, dall'altra parte mi si metteva la legna? Sì, 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 sì. Ma, bellissimo. E da quanti anni è che non la usate più? Vi siete fatti la casa un po' più moderna? Boh. E da un po' ormai ho un ripostiglio. E poi la polvere del fieno... Ormai... Mettiti qua davanti e facciamo vedere che dalla cucina, ma non c'è vetrata, è tutto libero. Cioè io passo la mano qua... Allora mi filmo la mano, non c'è niente, il calore delle vacche riscaldava la cucina. Bellissimo, bellissimo. No, queste sono realtà che bisognerebbe, cioè le facciamo conoscere al mondo intero con questo video. E io non avevo, ho 58 anni e non l'ho mai visto. Bellissimo, no. Poi la storia dei... Ha trovato tutto in disordine. Ma no, ma è giusto che sia così, è così. C'era il tavolo che si mangiava, c'è la parete? Lì c'è la parete perché se no possono schizzare le vacche o così, ok. Invece qua quella branda lì serviva per quando la vacca va a partorire, uno si ferma lì a dormire. Perché le camere erano sopra. Ah, poi sopra c'era ancora la camera? Allora dopo la guardiamo ancora. Ah, ma quella... un ripostiglio anche quello lì. Ah, adesso è diventato un ripostiglio, va bene. Sì, 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 sì. Ecco la modernizzazione. Va là, va là. E lei da dove arriva? Da Cuni, provincia Granda. E ho conosciuto Dario in fiera Savigliano sabato, sono 3 giorni che ci conosciamo. Ah, sì, sì, sì. E ti ha portato subito qui a Gressonella? No, allora, io sono venuto giù da... Girod, perché io ho la mula che è la più famosa la regina delle Alpi. Capito. Perché ho fatto 33.000 nel 2019, 3.000 vette. Girod, Lello, c'ha la regina delle reine. Quindi abbiamo fatto allora, il gemellaggio. Gemellaggio. Ora, allora, questa è tutta una bella storia, va benissimo. Bravi, bravi. La cosa che deve stare in piedi oggi è la produzione della toma di Gressonei. Ecco, spiegami della toma di Gressonei. Tutta questa cosa qua sono comunque vacche valdostane che hanno una produzione limitata, perché comunque sono vacche a doppia attitudine che vanno a arrampicarsi. Sì, ma si vede qua, appunto. Poverine sono qua, quindi latte ne fanno quel che possono. Però facciamo questa toma, che è una toma, diciamo, del posto, qui così, una toma a latte crudo, con 60 giorni di stagionatura. Dalla toma ricaviamo ancora del burro, ricaviamo ancora del siero, il fatto sta che i nostri vecchi ci hanno insegnato, lì avevamo il posto per il maiale. Sì, sì, si ingrassava il maiale, si faceva il salame, tutti, il salame e tutto qua. È tutto lo che fa. Noi in questo prodotto ci crediamo, pensiamo che possa avere uno sviluppo, un prodotto di nicchia fatto in questa zona qui. Quindi questa è, secondo me, la cosa un po' più importante. Sì. Che ci deve aiutare. E poi d'estate, quando andate in alpeggio, avete un agriturismo. Loro sì. Sì, 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 sì. Raccontaci dell'agriturismo, si va solo a piedi? Assolutamente sì, ci sono circa 2 ore da camminare, si trova nel vallone di Loc, un vallone bellissimo sopra Gressonei Saint-Jean. Lo potete trovare su Google Maps. Sì, si trova dappertutto. È un vallone molto bello da visitare che sbuca sul vallone
sul colle di Lasanai e poi si fa la discesa su Gabio o sul Biellese, quindi è anche un bel itinerario da dove si può camminare in estate e fare delle bellissime passeggiate. Lì potete trovare un punto tappa dove c'è loro, suo figlio Simone, che gestisce questo agriturismo, dove si mangia molto bene, ovviamente si mangiano delle cose naturali della zona. Ma continuo a insistere lì con la vetrina, la finestra sulle vacche, è una cosa fantastica. Particolare, no? Ti ho detto, Deggio, che ti portava a vedere una cosa particolare. Cioè, noi, io quando avevo 6 anni, 7 anni, andavamo a spogliare, si dice spogliare la meglia, facevamo la via dare alle vacche, però una cosa così non ce l'avevamo noi. No, la stalla abitabile, la parte della stalla che era abitata. Spettacolare. La gente si scaldava con le vacche, sì. Una piccola stufa a pietra come questa, con un po' di legno. Sì, me l'ha spiegato. Per togliere la condensa, perché il problema era la condensa, sì. Qui si dormiva, si mangiava. No, poi proprio tutto legno, qua non esiste il cemento, no. È una cosa... Dunque il legno deve stare in un posto salubre. Se il legno sta in un posto salubre, le vacche respirano bene, ecco. E io dico sempre, chi ci lavora dentro respira bene, perché dobbiamo pensare anche a noi. Sì. Quindi l'importante è quello. Quindi dobbiamo cercare di far circolare l'aria nel modo corretto, come nelle stalle moderne. Non dobbiamo inventare niente, ce l'hanno insegnati i vecchi, dobbiamo continuare. Ma no, bisogna, appunto, okay. Non c'è niente da inventare, assolutamente. Abbiamo solo da imparare. Esatto. Voilà. Sono andate perse. Adesso usciamo di nuovo fuori e andiamo ancora a vedere qualcosina di particolare. Dai. Qua invece questa porta qua cosa c'hai? La canna del fieno. Da sopra, dal fienile, che dopo andiamo a vedere. Sì, d'inverno per non uscire con nevica. Buio, non si accende il flash. Si è acceso il flash, ecco qua c'è il buco che dal fienile, che dopo andiamo a vedere, si butta giù il fieno così d'inverno. Perché sì, quando fate fiocca? Quando nevica le stagioni come si deve? 86 ce n'era 4 metri e mezzo. Ah, appunto. Quest'anno perché non ha fatto un centimetro. Quest'anno niente, un disastro, sarà un disastro per l'acqua e tutto. Ecco qua adesso ha preso il fieno per il mulo che mi ricordo neanche il nome. Diciamolo un po'. Wizard! Come sei? Vito! Alto! Allora sì! Quella! E questo qua d'estate lo usi a fare i trasporti su all'agriturismo. E tu vai a piedi? Tu vai a piedi? Sempre a piedi. Ah, invece... Questo va più forte di noi, eh? Ah, già. Un'ora e venti è sulla vetturina. Quanto c'è di dislivello? 1000 metri. Un'ora e venti? È 2076 lassù, qui siamo 1200, via. Sì. Okay. Allora, sì. Ciao, bel. Ciao. Pioggia. Fuma con lui si pioggia. Chiara? Sì, alla stalla tutta per Chiara? Sì. Devo ancora pulirlo. E qua ho ancora ripreso un attimo un clip per dirvi di passare alla seconda puntata.